Allora, ci siamo lasciati con un'altra parte della conferenza stampa di Emiliano. Ha detto anche Emiliano che lui è più contento di spendere soldi per il Della Vittoria, perché lo ritiene uno stadio che un po' riassuma meglio la tradizione e anche la potenzialità del calcio barese. Ha detto questo Emiliano. Però ha anche lanciato una sorta di ultimatum. Lui ha detto non è un ultimatum, però se uno dice questo è l'ultimo anno che si va avanti così, altrimenti il calcio a Bari è bene che sparisca, che riflessioni fare Giuliano? Ma io un po', secondo me, ho sopravvalutato il ruolo del sindaco del comune, nel senso che non capisco perché debba essere la politica a intervenire in maniera così massiccia su un'impresa che tecnicamente ha tutte le possibilità per rimanere sulle proprie gambe. Il problema è che i matarrisi in questi anni evidentemente hanno mischiato l'impresa Bari con l'impresa famiglia matarrese e quindi questo ha creato il disastro del calcio barese. Penso che, come dicevamo prima, l'operazione dello stadio sia un'operazione assai appetibile. Non mi meraviglierei che i matarrese stiano aspettando che si definisca, magari per usarla come merce di scambio nella vicenda Punta Perotti. Penso che tutta questa sia una grande ingiustizia nei confronti dei tifosi, perché mettere la propria passione alla mercé di interessi privati, così come in questo caso, è davvero mortificante. Per carità, gli interessi privati entrano nel calcio, però fino a questo Fino a punto questo no. punto mi sembra Fino a, davvero ci deve essere una mortificante. giusta via di mezzo fra l'interesse Esatto. privato e il render conto del fatto che una squadra di calcio è un patrimonio di una città, insomma, E per poi molti. appunto, E insomma, è inaccettabile questo fatto che venga usata come fosse un appartamento di famiglia, il Bari. qui è ancora peggio perché comunque il Bari mi sembra in mezzo anche alla lite emiliano-matarrese, perché molte delle liti emiliano-matarrese nascono proprio dalla squadra di calcio. Sì, ma sai, anche le liti sono abbastanza cinematografiche, cioè appartengono più alle soppopera che ai fatti. Cioè, a me mi sembra che il Bari venga utilizzato come un appartamento di famiglia che nel momento in cui non ci sono i soldi non viene magari ristrutturato per anni. Questo però non può essere il Bari Calcio. E tragicamente io non vedo grosse vie di uscita, nel senso che se i matarrese non si può costringerli a vendere più di quanto, devo dire, i tifosi già non stiano facendo. Penso che sia sbagliato un intervento massiccio del comune, quindi io sono tragicamente, penso che la situazione sia Tra l'incudine e il martello. difficoltosa. C'è un amico in linea, pronto? Esatto. Ciao Enzo, buongiorno, saluto il tuo ospite, Ciao, sono buongiorno. Pino da Valenzano. Ciao, ciao caro. Senti, a me, guarda, francamente, più si va avanti sentire queste interviste, queste cose, e più emerge questa ipocrisia veramente all'ennesima potenza. Cioè il sindaco si sta, io condivido quello che ha detto l'amico in parte, va bene il fatto che questo accanimento verso questo discorso società, però come il sindaco parla dello stadio, del Montelboso che è parte della società e tutto ciò che sta intorno, ma si è fatto un giro, quando finite la trasmissione fatevi un giro sul tondo di Carbonara, vedete che marciume, che oloridume, che sporcizia veramente, se quella è l'immagine di Bari che dovremmo dover dato all'Italia intera, mi sa che il sindaco è l'ipocrisia proprio, non so se lui riesce a capirla più o meno, io francamente mi vergogno di far parte di questo. Grazie, grazie per il tuo intervento, grazie per il tuo intervento. Dicevamo poi, insomma, il calcio, lo stadio è solo magari lo specchio, diciamo, di una situazione un po' più che va più generalizzata per certi versi, anche se il sindaco sottolineava che ci sono stati altri due grandi eventi a Bari nelle ultime ore e tutto è andato per il verso giusto. Infatti stamattina sono passato a Corso Vittorio Emanuele e ho visto che per quanto ieri ci siano state decine di migliaia di persone, però effettivamente Corso Vittorio Emanuele ad esempio era pulita, insomma, no? Sì, Beh, questa è l'idea che ho avuto. ma lì era un compito del comune, il comune ha fatto il suo mestiere, poi io continuo a dubitare che sia il ruolo del comune, per esempio, cioè il comune dovrebbe gestire i trasporti, per esempio, però Certo. la vendita della squadra di calcio No, appartiene assolutamente. abbastanza, o la squadra di calcio appartiene alla società, che tra l'altro in E io questo. sull'erba, ecco, ho avuto anche diciamo, un contrasto con il sindaco. È vero che la manutenzione ordinaria, quindi la manutenzione del manto erboso, spetta al Bari. È vero che probabilmente che se si riduce a questi termini vuol dire che quello che andrebbe fatto ogni giorno forse non sempre viene fatto con attenzione, perché comunque da tanti anni che va avanti questa storia del manto erboso. Però dico io, il comune, nel momento in cui, che è il proprietario fondamentalmente dello stadio, quindi anche del manto erboso, è il proprietario del comune, nel momento in cui deve, c'è il trofeo team, io, e guarda che brutto infortunio ha avuto casa, se intanto come si è girato, guarda, proprio figlio del terreno, delle condizioni del terreno di gioco. Cioè, a questo punto io, alla team, alla Master Group, direi, volete lo stadio? Rizzollate il manto erboso. Cioè, voglio dire, non è che queste cose si danno per niente, perché gli altri fanno business e noi no, cioè il comune no, Sì, o no? chiaro, chiaro, chiaro.
Non so se il comune ha anche la struttura per poter mettersi a discutere però da imprenditore con la Master Group, piuttosto che... Probabilmente il peccato originale di questa storia è che, come diceva il sindaco, è incredibile che da 22 anni i Matarese di fatto non paghino il fitto dello stadio. E poi di contro il consorzio stadio dopo tanti anni fa un'operazione del genere. Cioè voglio dire, il telone a me preoccupa molto, ti dico, ti dico la verità, forse anche di più del terreno, il discorso dei teloni. Perché quella è un'opera d'arte, non si può trattare il bello in quella maniera, insomma. Mi preoccupa tanto, quando io ho chiesto all'assessore Sanni Canto, Tra l'altro, teloni a scadenza, perché si sapeva che dopo 20 anni si sarebbero esatto, lacerati. facendo il mio mestiere, gli ho chiesto, scusi, ma perché? Lui mi ha detto, non ci sono soldi, non ce ne frega nulla. Che io capisco che è una risposta legittima, però a me da cittadino e da osservatore mi fa saltare sulla sedia, perché invece a me me ne frega. Io non sono d'accordo con Emiliano che dice quello stadio è sbagliato. Quello stadio è un dono, è una meraviglia, Stupendo, dovrebbe essere quello un simbolo, un stadio la luogo. notte acceso lì, veramente l'idea di un'astronave che si è Esatto, dovrebbe appoggiata. essere un luogo per questa città, cioè è un simbolo dell'architettura Invece contemporanea adesso lo e stiamo scaricando, viene insomma. trattato come una cosa inutile. Io questo ritengo sia molto grave. C'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, un saluto all'ospite. Ciao. Sono d'accordo su queste ultime cose che ha detto. Io, a parte le frasi di circostanza del sindaco Emiliano, che ormai ha stancato cos'è questa guerra con i Matarrese, perché ormai abbiamo capito che c'è una guerra tra di loro, però io voglio capire, per fare gli interessi di chi fa questa guerra? Cioè, alla fine, se tu devi fare gli interessi, se tu sei il mio sindaco e mi rappresenti, devi fare l'interesse di noi cittadini. Allora, io come cittadino, guardando quello schifo di campo, mi sono vergognato. Ho detto, ma è possibile che stanno giocando qui? E io ti dico che amici miei che stanno in Spagna, che hanno visto la partita, hanno detto che anche lì c'è stata la critica da parte di tutti per il campo che faceva pietà. Allora, dico io, è inutile che lui fa queste conferenze stampa che alla fine finiscono lì e sappiamo che è contro la famiglia Matarrì. Qui c'è l'immagine di una città da difendere. Prendiamo come esempio lo stadio, però qua cioè, ci sono altri problemi ancora più grossi. Come diceva l'amico prima, fuori dallo stadio ci sono dei tombini aperti e robe varie. Quindi alla fine cioè, facesse qualcosa di Quindi costruttivo, fatti non parole, questo è il tuo messaggio, fatti non anche parole. decisioni drastiche. Glielo ho scritto anche sul suo profilo, visto che Sì, mette il profilo. sì. E magari se desse una risposta. Farebbe una bella figura. Va bene, grazie. La sciarpetta se l'è dimenticata da Va qualche bene, va bene, parte. va bene. Stop, 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 stop. Grazie per il tuo intervento. Io ho proprio un minuto ancora, vorrei dedicarlo però a questa splendida opera che hai scritto a due mani, o a quattro mani, non so come si dica in questi casi, con Marco Mensurati, altro valoroso collega di Repubblica, lo Zingaro e lo Scarafaggio, dai giornalisti che hanno incontrato il super latitante del calcio scommesse, il grande racconto dello scandalo che ha infangato lo sport più amato dagli italiani, edito da Mondadori, da gioco più bello al gioco più sporco del mondo, viaggio tra le macerie del calcio italiano. C'è una pagina, poi chiudiamo, in particolare, cioè con il 30 l'ho presentato a Bari, Sì, il peraltro, no? L'ho 30 presentato in dovremmo città, presentare in magari. città la Sala Miurà, insomma, anzi invito, ci farebbe piacere ci fosse tanta gente, perché Bari è una delle, suo malgrado, delle protagoniste di questo romanzo. C'è una pagina a quale sei particolarmente affezionato, una pagina che uno dovrebbe leggere per capire esattamente come stanno le cose? Beh, c'è una pagina in cui noi parliamo, secondo noi è il punto di rottura di questa storia, che è la frase di Gianluigi Buffon. Prima degli europei, quando ha detto meglio due feriti che un morto, in quella frase fa fatta da un campione, cioè da quello che dovrebbe essere un modello per me, per te, per i nostri figli, c'è secondo me esattamente la sintesi e la storia di quello che non deve essere e che invece è, cioè che in uno sport, qual è il calcio, possa valere la regola per cui un pareggio che accontenta tutte le squadre può essere anche finto, ma È l'importante è che sia un normale. pareggio. Proprio chiedo scusa alla regia perché siamo già fuori tempo massimo, però una domanda che mi fanno molti tifosi e tu che hai seguito molto da vicino la vicenda, forse puoi dare un'indicazione o una risposta. Molti si chiedono come mai tutti fuori e gli ultras ancora agli arresti domiciliari, credo che il periodo sia abbastanza lungo ormai, insomma, prima carcere, poi arresti domiciliari, perché? Guarda, io non sono abituato a parlare di cose giudiziarie perché per quello sono molto bravi gli avvocati, i giudici, i PM. Penso che, diciamo, parlo in linea generale, di solito Pensi, sì. quando avviene una storia del genere è perché non c'è stata una collaborazione da parte degli imputati, cioè gli ultras viene imputato, vengono imputate una serie di cose, si sono, se non sbaglio, sempre avvalsi della facoltà di non rispondere, quindi non hanno
hanno partecipato all'indagine e i giudici, se non sbaglio anche del Tribunale del Riesamo, hanno valutato che ci fossero ancora esigenze cautelari, per cui per l'inquinamento probatorio principalmente, per cui è opportuno ancora la misura cautelare. Grazie a Giuliano Foschini, giornalista di Repubblica, grazie anche a voi, a domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. Ciao. Grazie. Got a feeling, ooh, ooh, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna